Presentato nel pomeriggio al Museo Diocesano di Cremona, il catalogo della mostra Lost and Found, allestita nelle sale del museo sino al 14 gennaio. L'evento è stato anche l'occasione per spiegare e riflettere sulla nuova attribuzione del busto di Cristo in terracotta non a Giovanni de Fondulis ma al figlio Agostino. Si tratta di una delle quattro opere esposte al Diocesano, considerata perduta ma oggi ritrovata e restituita al pubblico. Questo bellissimo busto di Cristo che era stato attribuito dalla critica a Giovanni de Fondulis, in realtà, potendolo studiare dal vivo, potendolo vedere dal vivo, e questo implica che vedere le opere dal vivo ha una sua importanza, è in realtà attribuibile al figlio Agostino, che come sapete lavora anche moltissimo a Cremona, in Valpadana, Crema, Castelleone, quindi forse restituire a questa figura questa opera straordinaria è un ulteriore regalo che facciamo alla città di Cremona. Piccolo studio fatto dalle colleghe Beatrice Tanzi, Raffaella Poltroniere, la sottoscritto, legato all'esposizione che abbiamo realizzato a inizio dicembre con la collaborazione di PQV Fine Arts, e con l'esposizione di quattro opere che provengono dal mercato antiquario, in parte conosciute, o meglio tutte conosciute, però non si conosceva più la loro collocazione, e grazie appunto a PQV Fine Arts e agli studiosi che si sono resi disponibili è stato realizzato questa esposizione che si conclude a breve, a metà di gennaio, e un catalogo che raccoglie gli scritti e gli studi dei tre studiosi che appunto sono stati coinvolti.